Che noi siamo persone credibili e le faccio un solo esempio del primo bene comune, visto che stiamo in un luogo che doveva essere un bene comune e che invece non si è riuscita a difendere, no? Qua alla Cavallerizza. Napoli è stata l'unica città d'Italia, l'unica istituzione nazionale, quando io sono stato sindaco, aver attuato il referendum sull'acqua pubblica, che il DDL concorrenza del governo Draghi con tutte le forze politiche vuole non solo privatizzare tutti i servizi pubblici locali, ma anche l'acqua. Ecco, quindi invito tutte le italiane e gli italiani non solo a guardare il nostro programma, ad ascoltare le nostre parole, ma andare a vedere chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra storia. Io non mi sono mai seduto nel banchetto del compromesso morale e laddove siamo stati nelle istituzioni siamo stati credibili. Questa è la forza della nostra coalizione, del nostro programma e della nostra lotta.